Quella chiave si trova là in fondo, c'è altro che dobbiamo fare, ma a parte che io in realtà di porte ne vedo in abbondanza da sta parte. Se schiaccio questo... Guarda, immaginavo che lì potevo salire in qualche modo. Ok. Secondo me c'è una chiave per ogni porta. C'è tipo... Aspetta. Ok, no, niente. C'è una chiave... Per ogni colore di porta. No! Vabbè, dai. Ci siamo persi solo una gelatina alla fine. Oh, fermo, fermo. In realtà pensavo che la mia idea fosse più intelligente. Volevo usare il calcio volante per arrivare subito da lui. Chiave. Ed è quella verde, pensa un po'. Di là immagino troveremo quella rossa. E troviamo anche una roba segreta lì in realtà, Onesto, sono tentato. Vediamo cosa nascondi. Un paio di mutande dorate. Secondo me, la butto lì. Ce n'era forse un paio in ogni livello. Guarda, la bu. No, non ci arriverò mai. La butto lì. Vabbè, abbiamo già la chiave verde. Vediamo cosa c'è dentro. Salve. Buongiorno. Ok, non ci dice nulla la signora. Cioè, io capisco il personaggio di SpongeBob, ma fare questo livello con l'armatura da cavaliere, nettamente meglio che farlo con... Ah, ok. Con il coso brutto da pagliaccio. Sì, lo so che alla fine erano i cosi di corte e tutto il resto, ma... Cioè, dai, gli diamo un minimo di... Un minimo di importanza anche a SpongeBob, dai. Quindi, a logica, adesso troveremo la chiave viola. Ma ci arrivo? Ah, ok, pensavo... Pensavo dovessi farlo senza qualcosa. Fa! Il calcio volante... Best abilità del gioco, assolutamente. Senza se, senza ma, la cosa migliore che ha in questo gioco è proprio lei. Ok, chiave viola. E il giro in realtà prosegue. Ah, ma questo è uno shortcut. Ah. Hai capito come girano le cose? Grazie. Ah, dai, lancia sta palla. Mi fa straridere come lei continua a cercare di evitare che io la colpisca e poi la prendiamo ogni volta che spammiamo. Quindi abbiamo anche quella blu. Aspetta, c'è qualcosa qui? Sì, c'è qualcosa, ma niente di importante. No, in realtà, aspetta. Fa vedere. Sì, lo sapevo. Ok, non mi aspettavo il minigioco delle scatole. Ma in realtà devo romperle tutte? Non lo so. Io lo faccio perché sembra la cosa giusta da fare. Però non è detto. Cioè, forse è solo per indicarmi il passaggio. Forse non devo neanche mettermi qui a romperle tutte. Non lo so. E intanto, ecco qua. Scendi? SpongeBob. Ok. Vai, 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 che mancano 50 secondi. Dovrei farcela, in teoria. Nella pratica, vediamo. Ecco qua. Anche perché, cioè, non c'è un indicatore che mi dice tipo rompi tutte le scatole o simili. Magari mi darà la spatola, magari mi dà solo la moneta ora, eh. Vai, 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 vai. Perfetto. Calmo. Ecco qua, ottimo. Patrick, che era lì con Squiddy, arrabbiato a sé. SpongeBob, qua devi andare, porca troia. Ok, chiave blu. Ok, battaglia. Vieni, vieni. Allora, vorrei che... Esatto, li uccidesse lui, che così... Merda. Vieni, vieni, vieni. Lancia. Aia, no, non tu. Kaboom. Niente. È più difficile di quanto in realtà sembri. Dai. Lanciati. Merda. E che palle. Ah, per fare un obiettivo mi sto facendo
colpire stupidamente. Tanto stupidamente. Forza bello. Dai, 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 ma... La signorina messa qua dietro intanto. Dai, bello, colpisci. Uno. Dos. E tre. Eccoci qua, dai, ancora uno, bello. Wii. Bravo, morto. E via. Oh. Ehi. Ok, credo che l'ultimo bottone ci alzerà del tutto l'acqua. Ok, porta viola, grazie. Prossimo combattimento. Via, ecco fatto. Ti sta bene. Ok, perfetto. E via. E con questo dovrebbe essere uscito. Ottimo. Ed eccoci qua. La chiave finale. Secondo me c'è un cavallo. Onesto. Non mi aspetto niente. Un unicorno. Mi sembra giusto. O il cavallo verde proprio. Non ne aveva proprio voglia di venire. Corri! Tanto in realtà non credo sia una sfida di inseguimento, ma tanto una sfida dove dobbiamo proprio solo fare il percorso e basta. Fermo. Ah, ok. Dio mio. Non pensavo. Per un attimo pensavo di dover cambiare strada e basta. Trofeo. Ah, ok, quello dei 7 ore per fare questo trofeo, madonna mia. In realtà non è che è veloce lui, siamo noi che abbiamo dei comandi orribili. Sono veramente orribili. Poi, come ripeto, questo gioco ha una capacità di mettere zero pathos in zone in cui minimamente anche potrebbero averlo. No, ok, aspetta, vai, vai, vai. C'è anche adesso l'inseguimento, il cavallino, la musichetta, come se nulla fosse, boh. Minimo di canzone diversa, giusto per dare varietà anche all'azione, non lo so. Cioè, sbatto contro le cose, non fa un rumore, non dice nulla. Zero pathos proprio. Ah certo, io le faccio shakerare le cose, lui manco per niente. Attenzione ai pesci palla. Ecco qua. Se tra l'altro ci fate caso, sotto la parte grigia sono i pantaloni dei pesci palla. Ah, vabbè, i cugini della signora Puff. Cos'è, la casa della strega questa? Allora, lì c'è una moneta e già dobbiamo andarla a prendere. Ah, lì c'è ancora una cosa per Squiddy. No, forse non è Squiddy, aspetta. Ma sai che mi sa che è la macchinetta del gelato invece? Forse, non lo so, ipotizzo. Quando ci hanno detto ti serve Squiddy, forse intendeva che con la macchinetta lo chiami. Non lo so, che ne so. Onestamente, tutte congetture. Bravo. Ti sei buttato da solo. Ok. Fatto. Vieni qua. Aspetta. Ecco qua, grazie. Triplo calcio volante. Ecco fatto. Qua c'è qualcos'altro. Sì, là c'è un bottone. Dubito che lo raggiungiamo da qua però. Credo che il percorso sia sali. È uno shortcut? No, forse no. Forse era semplicemente una cassa. Sì, era solo una cassa. Bello. Manco dici la sfera quella grossa. No, no, una cassa, così. Senza niente più, niente meno. Niente infamia, niente lode. Ok, eccoci arrivati alla casa della strega. Who's a good girl? You are, you are. Salutations, Yellow Knight. Isn't she a good girl? I'm Twitchy the Witchy. Twitchy the Witchy. And what brings you to my cabin in the woods? Dobbiamo prendere la bacchetta. Please, Miss Witchy, I'm Sir SpongeBob. My balloon buddy Patrick and I followed your handsome pet because it took something of ours. Could you maybe convince it to give it back? Dopo che l'avrà cagata. Sorry, but if Rainbow finds it, I
keep it. Certo, ma in realtà lei ha detto se lei lo trova allora è mio. In realtà nella traduzione c'è scritto se lei lo trova è suo, ma non credo che lei freghi molto. However, I might trade it for some of that miraculous wrinkly's pro aging cream my coven has been buzzing about. Ok. They say it can wrinkle your skin enough to make you look twice your age. Mi sembra giusto. You got it, Twitchy. One batch of Wrinkly's Pro Aging Cream coming right up. How Dove la troviamo? Pick up some cosmetics. It can only be found in the most dangerous part of the woods, along the banks of the rushing river of Meanderson. Ottimo. There should be some left from the last shipment the baby-faced bandits ripped. Che pelle liscia, cos'è Fallout? You got it. Allora, però detto ciò, la moneta, eccola là. Secondo me, forse zitto cacchio. No. Sì. Perfetto. Ora mi devo solo rifare tutto il percorso all'inverso, però ne è valsa la pena. Ok, sto passaggio qui mi ricorda un pezzo del film quando entriamo nella discarica che dovevamo arrivare ancora a... com'è che si chiamava? Shell City. Dai, rompiti. Eccoci qua. Quindi immagino che... lì c'è il cane, perfetto. Lì ci sono dei nemici... ma... scusami, ci provo. No, peccato, ci ho voluto provare. Volevo vedere se riuscivo già a incastrarmi per arrivare lì con un calcio, ma va bene, ho usato troppo. Quindi abbiamo un nuovo livello, ci servono altre 12 monete ora per avere il costume del film dei Goofy Goober. E invece con 20 monete, che immagino saranno 20 più 14 più 12 più tutte le altre che abbiamo preso, otterremo la corona, che immagino sia il premio finale. Sir SpongeBob mi piace. Direi di no, visto che sono un palloncino gonfiato a magia. Ecco fatto, io non ho bisogno dei tuoi cerchi magici per passare. Quindi ecco la crema. Bella. Però dobbiamo arrivare fin là in fondo ora. E lì c'è un bottone, ok, aspetta. Allora, calmi un attimo perché forse... vediamo se c'ho ragione. Aia, che male. Perfetto. Guarda, non mi aspettavo la moneta d'oro, onesto, ma... è ben accetta come regalo. Caccia volante. Besta abilità del gioco, assolutamente. Allora. Come arriviamo al cane ora? Ho una mezza idea, ma credo che non sia quella corretta. Uno, due. No. Assolutamente. Cioè, io pensavo di farmi la furbata, tipo camminarci sopra qua, ma non penso sia minimamente corretta come idea. Però il cane è da quella parte. Ok, altra crema. Ce ne manca ancora una, ma mi manca anche il cane. Allora, c'è un ponte lì. Forse mi devo buttare dal ponte. Oppure lì c'è una tavola da surf, che è più probabile. Allora, il gioco vuole che io di sicuro vada da questa parte, ma ovviamente prima noi ci facciamo il giro da tutte le parti. Ecco qua come si sblocca il cagnolino. Ecco fatto. Però là c'era un bottone. Lì c'era un bottone. Forse avrei dovuto premerlo prima di fare tutta sta roba? Molto probabile. Ok, sì, era uno shortcut. Dunque, spatola d'oro, combattimento contro nemici. Forza serpentone. Addio al serpentone. Serpensortia. Via anche tu, che sei molto fastidioso. Comunque lo ripeto, il nemico più grosso di tutti, che dovrebbe essere quello più pericoloso, in realtà è una cavolata da tirare giù. Basta aspettare che vedi vibrazioni sotto il terreno, puff, morto. Allora, come ci arrivo qui? Allora, uno, due, credo semplicemente planando, d'accordo. Allora, qua dobbiamo fare attenzione, che non mi va di rifarlo. Eccolo qua, grazie.
Ta-dan! Spatola d'oro. Ce ne mancano due. Grazie. Torniamo dalla vecchiaccia. Madonna mia, che volo. Eccomi, vecchiaccia. Madonna mia, che craniata. Hai voglia. The wrinkling has begun. You two, now beat it. Okay, sì, ma dacci la roba. But first, we have a wand to repair. Ta-da! Hand me that thing so I can fix it and you can leave me alone. Duh. Grazie, signora. Madonna mia. Che lavoro di lingua. What a pro. Il meme di Patrick. No, dai, ti prego, non dirmi che devo guidare l'unicorno adesso. Avrei potuto leccarla, Patrick. Suona male, eh. Ok, unicorno magico, andiamo. È una mia impressione, l'unicorno è molto più veloce e salta anche più in alto, mi sembra. Attenzione. Sì, è velocissimo. Madonna mia. Non peraltro è un cavallo magico. Dio mio, per un attimo ho pensato che... Per un attimo ho pensato che l'avrebbe spaccato con la testa il muro. Allora, che fine ha fatto Squiddy? Dici. With the most excellent slumber party of all time almost upon us, the Princess of Wales calls on the kingdom's bards to heed her casting call. Certo. There is space yet for two poets who can earn the approval of her royal party planners. Unforgiving. E fammi indovinare, Squiddy è andato dentro. Are you thinking what I'm thinking, Patrick? Definitely. Sicuro. Where are we gonna find a school bus full of mayonnaise on such short notice? What? No, I meant we should try out for the band so we can get into the castle and save Pearl. Oh yeah, that's what I meant too. Certo, come no. That Harold is so helpful. I bet his nickname is Help Bob Squire Pants. Però intanto festa della principessa, festa della principessa, ma cioè, è pieno di nemici qua, la sicurezza è mica tanto buona. Eccomi qui. Doesn't one sacrifice for the crown? One's talent, one's pride, one's eardrop. But our royal blowhole decreed that not one of her subjects is to be turned away. Eh beh, certo. Because everybody's got a talent. Everybody. Thou have until I fall of the sleep of thine mediocrity to earn my admiration. Amazeth me. D'accordo. Che minigioco è? Quadrato, quadrato. Sì. Scudo, scudo. Corona. Ok, Simon Say. Tromba. Torre, tromba, troll. Ok, trombati la torre. Trombati la torre. Trombati lo scudo della corona della torre. Ecco fatto, con doppia capriola. Trombati la tromba nella corona della torre. Ok. Ecco fatto. Fatto, finito? Finito. Hear ye, hear ye. Regretfully, the yellow sponge and his annoying balloon shall be royal bards at the princess's most excellent slumber party. E vai! The audience seem to like their music. And besides, I've already rejected all the other contestants. Mi sembra giusto. Now may enter the castle. E vai! Don't screw it up. No, no, vai tranquillo. Ah. Beh, certo, sicuro gli altri pretendenti scalavano il muro così per entrare, sicuro. Ok, un'ultima prova. Prima di entrare, ehi. Ma non posso saltare? Beh, in realtà potrei, però.
Madonna mia, ma quanto poco tempo. Per fortuna ce l'abbiamo fatta un secondo, eh. Spero che la prova della principessa sia la più veloce possibile, senza boss fight o altro. Tanto ci sarà di sicuro. Oh, e no, e dai, che è sta roba? Che è successo? Che è successo al pigiama party? Mi sa che qualcuno ha bagnato il letto a sto pigiama party, eh. Vai sulla tavola da surf, salta e via. Ecco qui. Qua, secondo me, esatto, c'è qualcosa da prendere, ma mi sa che è solamente quella sfera più grande. Attenzione a questo coso qui. Oh, una moneta, attenzione! Oh, thank you, Patrick, thank you. Perché io stavo cercando di tagliare, ho visto che qua c'era un salto, ma non mi aspettavo che il salto mi avrebbe portato a una moneta. Grazie! Ed infine, eccoci alle porte della stanza della principessa. Che fammi indovinare, adesso vedi che non c'è nessuno. Cos'è, uno shortcut? Buongiorno. Non mi sembra che la festa sia molto riuscita, Perla. Crab. Molto molto triste. Bella la tua festa, Pearl. Bellissima. Dai, andiamo a casa, cretina. Te la sei cercata. No, ti prego, non dirmi che devo farlo io. Esatto. That would be totally uncorrect. Come no? Gosh, Pearl. I mean, Princess Pearl. I'm sorry. Don't worry. Patrick and I will serve the cake. Let them eat cake. Antipatica. Ah, così? A chi? No, la vecchia maga. Aia, ma vecchia! Tutto quello che abbiamo fatto per te. No, la torta. Ti levi. Cretini. Ok, torta. Prenditela. E io penso che lei sia una vecchia strega. Letteralmente vecchia. Beccati sta torta. Non posso picchiarla la vecchia? Ammazza la vecchia col creak. Arriva. No! No, non può. Ancora uno. No! Dove è andata? Uff, che palle. Vai, 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 vai. Ecco tra. Ecco, ah, no. Ma basta. Ste maledette sfere. Pure lui. No, in realtà lui, guarda che è meno problematico di quanto sembrerebbe lui. Scappa, 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 scappa. Cancela. Presa. Loro sono più fastidiosi, perché sono due. Ecco qua. Maledetta vecchia. Quando ti dicono aiuta gli anziani. E con questo dovremmo averli fatti tutti. Oh, finalmente. Come no? That's absolutely still there. Probably. Now then, I'll just use the magic bubble wand to whisk us away. This music is terrible. Thankfully, a true bard is here now. Let the real festivity begin.
Oh no! Ma povero Patrick! Oh, eccone una! Pensavo che scomparendo beccavano squid in faccia, onesto. There is a reason why I'm king of my castle. There is a reason why I'm here in my castle. Best party ever! Aha, certo, Perla. I could hug you right now, but I don't want to pop you. Yeah, I get that a lot. I'm not a balloon, you can still hug me. Okay, I guess you've earned it. Oh. Shbrack! Distrutto. We did it, Patrick! Everyone is safely back in Bikini Bottom. Now we just need to find the Krusty Krab so I can go to work tomorrow. Well, I wish I could go to work. This day off has been exhausting. Esatto. Beh, in realtà ha ragione. Popular kids at school that I hugged you. Now I have to go find my dad to make sure he's okay. With driving me to the mall. They're having a sale on princess dresses. Later. Ciao ciao. Ma la signora Puff qui.